Ciao, passiamo adesso all'Inter che ha superato la Juventus per 2-1. Vedo già pronto Gianni Vasino. Sì, questa volta sono rientrato in tempo, tranquillizziamo tutti gli spettatori. E quindi parliamo di questa vittoria franca dell'Inter che è riuscita a contenere e a mettere in grosse difficoltà durante tutto il primo tempo la Juventus. Nella ripresa è partita la Juventus, a sua volta l'Inter è riuscita a contenerla molto bene e poi l'ha trafitta ancora in contropiede. Un contropiede che però ha preso consistenza anche perché l'Inter non è mai riuscita a chiudersi completamente in fondo. Avete visto Pelé che era in tribuna per ricevere un importante premio e avete visto anche Malgioglio disteso a terra all'inizio della partita. Poi vedete subito un colpo di testa di Altobelli, servizio di calcaterra in area e Altobelli ancora una volta è preceduto. Qui è ancora Altobelli che stampa sulla traversa, poi recupera Fanna e manda fuori d'un soffio. Questo per darvi la sensazione dell'importanza degli attacchi dell'Inter. Garlini si vede bloccato alla rovesciata e qui è Altobelli che fa da torre per Fanna, che cambia passo e di sinistra in fila. È l'1-0 con il quale si chiude il primo tempo. Esulta Fanna e si va alla ripresa con la Juventus che parte in avanti. Serena respinge malamente ed è costretto Tacconi alla parata a terra. Poi insiste la Juventus con Platini a mezzo servizio. C'è una grandissima mischia in area e Briaschi in rovesciata sfiora il 7. Si vede sull'altro fronte Matteoli. Tacconi non trattiene e Garlini infila il 2-0. Vano il tuffo di Favero. Ancora Matteoli in bella evidenza. Recupera Briaschi dal fondo, interviene Serena ed è il 2-1. E su queste immagini ti restituisco la linea Valenti.